Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Lo scopo di Uomini e Donne è quello di formare delle coppie tra i protagonisti del programma, ma non sempre si riesce a trovare la persona giusta, anzi, spesso capita di conoscere persone completamente opposte o incompatibili. Ciò può scatenare diversi scontri al centro dello studio, proprio come è accaduto recentemente. Addirittura, Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per fermare le incomprensioni tra due amatissimi volti della trasmissione. Scopriamo cosa è accaduto. Uomini e Donne, la rivelazione clamorosa. Nella puntata del 21 febbraio 2022, abbiamo visto Daniela e Giovanni scontrarsi ferocemente. La dama del trono over, in particolare, ha rivelato che non sente nessun trasporto sentimentale, ma solamente un'attrazione fisica da parte sua. Per Daniela è stato davvero un duro colpo chiudere la frequentazione con l'uomo, infatti, dopo questa terribile delusione, non è riuscita a trattenere le lacrime. Durante lo scontro si è lasciata andare anche ad una rivelazione davvero clamorosa. In particolare, la dama lo ha accusato di averle messo le mani addosso. Il cavaliere ha subito smentito il forte attacco: sei una falsa. Io non ti ho mai messo le mani addosso. È la mia parola contro la tua. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi e non le ha mandate di certo a dire a Giovanni. Inoltre, la conduttrice si è anche scagliata contro un altro cavaliere, ovvero Armando Incarnato. Scopriamo cosa è accaduto. Uomini e Donne, Daniela. Maria De Filippi furiosa contro Giovanni. Tra Daniela e Giovanni ci sono state diverse incomprensioni che hanno fatto infuriare terribilmente la conduttrice di Uomini e Donne, che è intervenuta cercando di spiegare ciò che intendeva la dama del trono over. Ti sta dicendo portami a El Mare, non portarmi in una stradina. Siete voi che vi sentite feriti nell'orgoglio maschile. Daniela ha detto un'altra cosa. Maria De Filippi si riferiva anche ad Armando Incarnato, che pochi minuti prima ha accusato le donne che descrivono gli uomini con cui escono in maniera molto negativa, infangandoli continuamente. Ovviamente le polemiche non sono mancate. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.